Ok, ricominciamo. Adam, cosa c'è? Niente. Ciao a tutti. Con calma. Mi preparo con voi un po' strano, perché in realtà questo è il trucco che ho fatto ieri sera per andare a una festa di compleanno, però mi era piaciuto talmente tanto che poi ho pensato, vabbè, mi faccio il video così poi me lo riguardo. Magari può essere anche di spunto. E nel mentre chiacchieriamo un po', perché vi sarete accorte, le quattro anime che mi seguono, e mi fa piacere, figuriamoci. Però appunto per le persone che mi seguono, intanto io applico tutti i prodotti e poi ve li lascio giù nell'info box, così chiacchieriamo a ruota libera e potete poi andarvi a vedere la lista dei prodotti utilizzati. Nello specifico, fatemi dire solo questa cosa: utilizzo il Naked, quello di Revlon, il Nearly Naked, perché farà parte di un giveaway, quindi ci tenevo anche a farvi l'applicazione. Vi dicevo che prendo un po' di prodotto, non tantissimo, e praticamente il Naked mi piace metterlo con le mani. E quindi sì, appunto, sono andata a questa festa di compleanno. Comunque sì, c'è un trapano che vibra da qualche parte, ma è sabato ed è giusto così. Ci sarà gente che deve rifarsi casa. E lo sfumo molto bene perché praticamente questi prodotti mi sono stati inviati, apro parentesi a caso, voi mi sentirete aprire discorsi e nel mentre farne altri. E vabbè, quindi dicevo appunto che è un colore non proprio adattissimo alla mia carnagione, però li ho ricevuti e quindi il più chiaro l'ho tenuto per me, egoista. Ma più che altro perché lo sto usando, quindi non mi sembrava il caso di metterlo nel giveaway. Mentre gli altri, che saranno comunque dei colori particolarmente scuri, ahimè, li ho messi nel giveaway perché non me ne faccio praticamente nulla, li volevo regalare, così. E, però, anche se è leggermente più scuro, che poi qui non si nota neanche, quindi vabbè, potevo anche non dirlo, ma chi se ne frega, ormai l'abbiamo detto, lo sfumo molto bene verso i contorni del volto, e quindi non si noterà, anzi da quell'effetto un po' abbronzato. Aspettate che prendo una salviettina, come mi preparo bene le cose. E quindi niente, sì, appunto, si stava parlando di YouTube e di questo mondo che ha preso un po' il sopravvento, no? Quindi io inizio col trucco occhi, che è meglio. E quindi si parlava di questo fenomeno e ci chiedevamo appunto le dinamiche di YouTube, che cosa va, cosa non va, cosa può piacere, cosa no. E io ho detto, beh, io non lo so perché. Vi lascio anche la pagina Facebook, sì, per ora, perché non credo abbia... No, ha anche un sito, Gianni. Vabbè, ok, vi lascio tutto qua in giro, quindi guardatevi un po' intorno e avrete informazioni. Ora ovviamente utilizzo questa. Vi avevo promesso un tutorial, poi non l'ho più fatto e siccome io lo utilizzo e mi piace per questi trucchi molto luminosi, sto guardando il mio marasma, sì, adesso sono un po' persa perché non sono più neanche abituata a fare video, io nella mia postazione mi metto qui e insomma faccio un po' i fatti miei sostanzialmente. Non posso usare i pennelli di ieri perché sono sporchi, ragazze, lavate i pennelli dopo averli utilizzati. Non fate come me che farò così per il pennello da blush, che lo pulirò poi sulla velina, però per ora lasciamolo qua, se no faccio cadere tutto. Io ho fatto cadere tutto, vabbè, non lo so cosa è accaduto, non domandiamocelo, continuiamo con il video, chiacchiere. E quindi sì, ecco, l'unica cosa che farò per me stessa e per chi piace questo trucco è indicare almeno gli ombretti, la sequenza di ombretti che ho utilizzato, perché come vedete ci sono diverse cialdine, quindi allora, quella più chiara, ecco io inizierò da quella più chiara, questa in intermedio è un crema molto molto carino, poi c'è questo qui che potrebbe sembrare anche un color caramello, per chi ce l'ha provi a farlo, cioè utilizzarlo come color caramello, quindi per le sfumature, ma sapete già tutto, siete bravissime, e infine utilizzerò questo marrone scuro, quindi svelato un po' l'arcano del trucco, comincio. Eh sì, insomma, queste sono le domande esistenziali che ci facciamo noi, giovani d'oggi. Però sì, insomma, è bello, è interessante YouTube, come no. E rifacciamo, quindi quello più chiaro su tutta la palpebra mobile. Invece quello color cremina l'ho messo solo nella parte finale,
Sì, sempre con lo stesso pennello. Tanto sono colori bene o male chiarini che tra di loro si sfumacchiano bene, quindi non do tanta particolarità alla particolarità. Vabbè, e questo invece appunto il famoso color che sembra caramello lo metto nella piega. Quindi dicevo, questo trucco qui mi piace veramente tanto, sono quei trucchi che in 2 secondi si fanno, via, siamo pronte, anche se ieri ci ho messo la vita e mio marito non ne poteva più. Però io dico, si mette lì, si piazza lì, mi mette un'ansia, perché lui dice muoviti, poi magari mi potrebbe anche aiutare, no, non mi aiuta e quindi mi mette più ansia ancora, non riesco a prepararmi, poi vabbè, insomma, io quando mi trucco... sì, mi trucco, nel senso che voglio un po' di calma, ma è così. Niente, poi marroncino qui in fondo per dare un po' di dimensione. Ma comunque non è un video tutorial, è semplicemente per fare 4 chiacchiere. Mancavo da tanto su YouTube e mi piaceva condividere con voi la serata di ieri. E quindi ho fatto questo video. Sì, no, comunque effettivamente si nota poco, però in realtà è proprio quello che mi va di fare, nel senso che non volevo un trucco troppo impegnativo e quindi insomma ho fatto questo. Mi piace? Speriamo di sì, a me piace molto, soprattutto perché ha questa palettina, sono presi i capelli, sì, potevo legarli, avete ragione anche voi. E una velina sempre qui a vostro fianco sarà utile per pulire le sbavature. E poi che cosa ho fatto? Sì, ho utilizzato praticamente questa matita nera. Ecco, io ci spenderei qualche minuto perché non, come vi avevo già detto, anzi, la temperiamo nel frattempo, tanto intanto chiacchieriamo un po'. Non ci avevo dato più di tanto peso a queste matite della Pupa, non le avevo mai comprate. Poi, come vi avevo fatto vedere in un video haul, se trovo la pochette, eccola qua. Avevo acquistato la pochette di Pupa con il mascara dentro e la matita nera. La rimettiamo qua, qua c'è un casino. E praticamente, se volete una matita che duri veramente all'interno della rima dell'occhio, questa qui dura. Aspettate che... questa è un'operazione molto delicata. Attimo di panico. Poi a me piace, come vedete, metterla anche tra le ciglia perché secondo me dura di più. E poi, siccome io ho l'occhio cadente, quindi per quelle persone che hanno l'occhio cadente come me e che mi stanno guardando, sicuramente, io parto da qua. Non si vede una cippa, adesso lo faccio di là. E faccio una codina che poi sfumerò, vediamo se di qua si vede meglio. La cosa bella di questa matita, oltretutto, è che appena proprio l'appoggiate scrive, quindi non c'è bisogno di stare troppo lì, anche perché io all'interno dell'occhio soffro tantissimo il solletico. Aia. E quindi sì. E vediamo se da qua si vede. Sì, ma non vedo io. Vabbè, ve la faccio vedere a voi. Vedete, parto da sotto e poi ricongiungo sopra. E nel frattempo piango, piango, sì. Piangiamo tutti insieme. E poi con questo sfumino fantastico che sembra una spugnetta, perché è poroso, però è rigido. Si capirà. E io praticamente... cioè, non è che lo sfumo, proprio tiro la riga come se la volessi correggere, però in realtà, come ve lo spiego? Niente, ve lo faccio vedere, guardate, così. Cioè, non è che la sfuma, me la tira un po' di più e io non devo star lì a impazzire con la matita perché con l'occhio cadente non ce la caviamo più. E ho così questa virgoletta, qui non è precisa, ma chi se ne frega.
E mi piace, insomma, ecco, questo è un trucco di quelli facili, veloci, veloci mica tanto, però insomma facili, e, che non richiedono chissà che cosa. Prima di mettere mascara però, riempiamo queste sopracciglia, che come vedete io mi sono massacrata. Io che cosa faccio? Parliamo nel concreto, mi appoggio qui, vedete, e tiro. E io avevo un buchetto che adesso non si vede più. Adoro questa polvere perché davvero non va più via. Io non so come l'abbiano fatta, se la finisco non so cosa fare, c'è già un solco. E non so, però mi piace. Queste sono le mie sopracciglia. Che cosa mi piace tantissimo fare dopo? Utilizzare questo colore chiaro sotto, che come potete vedere illumina e fa vedere subito, che non mi venivano altri termini, l'italiano anche lui insomma si è arreso con me, e quindi così insomma ho fatto tutto. Però io ieri non l'ho fatto, però mi piacerebbe sfumarlo un po' di più. Ieri non si notava così tanto, forse la sera, o forse l'avevo fatto, non mi ricordo. No, sì, l'ho fatto, ho sfumato meglio questa parte perché mi sembrava troppo evidente. E questo è il risultato finale. Meraviglioso. No, non è il risultato finale, perché poi ho applicato questo lip gloss. Non sta male, però mi fa effetto correttore. Voi cosa ne pensate? Vabbè, l'avevo messo comunque ieri. Volevo utilizzare tutto Hello Autumn, e come non finire con il mascara, lo smalto, che poi è quello che ho su, che ho messo in macchina, e mio marito non mi ha ucciso, nonostante lui abbia cambiato macchina, quindi ha la macchina semi nuova, non mi ha detto niente, e non sa che penso questo, perché sono messa lì tranquilla in macchina a mettermi lo smalto, insomma vabbè, e quindi sì, ho messo quello e fine il mascara. Il Pupa Vamp, io adoro il Pupa Vamp, anche se non capisco come mai questo nero sia diverso da quello marrone. Quello marrone proprio faceva presa, me le allungava, me le non arricciava. Non si possono arricciare le ciglia. Me le incurvava. Ok, ve l'ho detto che oggi l'italiano, beh, un po' nei miei video, insomma, l'italiano è quello che è. Ma ho finito il discorso di prima. Non me lo ricordo. Sai, con questo amico parlavamo di queste situazioni qua. E non lo so, cioè, voi cosa ne pensate di Favijay? Io l'ho visto Favijay, ho visto dei video, perché poi incuriosita, insomma non è il mio genere, lui parla di videogiochi, anche se mi piacciono i videogiochi, non è proprio il mio campo, però sì, è simpatico. Poi c'è anche quell'altro che ha fatto il film con Claudio Bisio. Lui sì, l'avevo visto perché faceva gli scherzi telefonici. Sì, beh, è un personaggio, insomma, è bravo. Vedete? Cioè, non è che me le fa chissà poi quanto. Boh. Vabbè. Tanto adesso devo fare le pulizie in casa, quindi capirete che utilità possa avere le ciglia incurvatissime. E appunto potete farlo anche voi. Nel frattempo distruggo le cose, va bene, ok, io vi lascio. Ah, avevo messo anche questo, sì, ve ne volevo parlare, mi piace, quindi sappiate che mi piace, lo vedrete magari in un altro video tutorial. Chiedetemeli se vi piacciono i miei video tutorial, chiedetemeli, fatemi venire voglia di fare dei video. Ciao!